Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura il bollettino che ci racconta i numeri dell'emergenza coronavirus, perché c'è stata una brusca impennata di casi nella nostra regione nella giornata di oggi. In 24 ore un aumento di 53 unità, circa il 30% in più, che portano il totale dei pazienti positivi a 229, la maggior parte dei quali è riferito alla ASL di Pescara. Dopo i 23 comunicati questa mattina dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, anche attraverso l'istituto zooprofilattico di Teramo, che da ieri si è aggiunto al laboratorio pescarese, sono emersi 30 nuovi casi positivi. Due fanno riferimento alla ASL Avezzano sul Mona L'Aquila e riguardano una persona di Ortona dei Marsi e un'altra di Avezzano. 15 riguardano l'ASL di Pescara nei comuni di Colle Corvino, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Penne, Elice, Caramanico Terme e poi altri 5 casi a Pescara, ed oltre a 3 casi a Montesilvano. 10 casi riguardano l'ASL di Teramo, con 2 persone di Pineto, un'altra persona di Torricella Sicura e un'altra di Rosetto degli Abruzzi, oltre a 2 persone residenti a Teramo, una Bellante, una Notaresco, Cermignano e Castiglione Messer Raimondo. E a proposito di Castiglione Messer Raimondo, c'è una notizia purtroppo non positiva che fa salire il bilancio dei deceduti in Abruzzo a 7. L'ultima appunto è una persona di 79 anni di Castiglione. Si tratta del secondo decesso di giornata nel paesino abruzzese, che insieme ad altri comuni della Valfino chiede a gran voce l'istituzione della zona rossa, visto l'alto numero di casi, oltre 15 in un'area abitata da poche migliaia di persone. L'uomo era stato ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Teramo martedì scorso con sintomi compatibili al Covid-19. E oggi purtroppo c'è stato il decesso. La morte del 79enne si aggiunge a quella di un 83enne, sempre di Castiglione, deceduto come detto questa mattina, e alle altre 5 dei giorni scorsi in comuni compresi fra il Chietino e il Pescarese. Noi di tutta la situazione emergenziale che stiamo vivendo e soprattutto della situazione della Valfino abbiamo parlato con un collegamento Skype registrato qualche minuto fa con l'assessore alla sanità della regione Abruzzo, Nicoletta Verì. Ascoltiamo che cosa ci ha detto. È situazione che si sta complicando nelle ultime ore nella nostra regione. Parto subito dalla richiesta che arriva dalla Valfino, quella di sigillare l'intera vallata perché i sindaci sono preoccupati dall'ondata di infezioni. Che cosa risponde ai sindaci? Sì, io ho accolto la richiesta dei sindaci e ho chiesto alle direzioni di ALS di pertinenza di produrre una documentazione di appoggio. Questa documentazione è pervenuta in giornata, l'abbiamo indirizzata anche al presidente Marsiglio e quindi sono sicura che a breve ci sarà un'ordinanza ad hoc che raccoglierà tutte queste, diciamo, segnalazioni, ma soprattutto questo evidenziare di questi casi, di questi ulteriori contagi che in quella zona sono presenti. Quindi, assessore, significa che questo dossier poi sarà esaminato dal governo o la regione ha potere decisionale in questo caso e può fare da sola? Senz'altro la regione deciderà di fare, adesso vediamo il ministero che cosa risponderà a livello centrale. Altra questione, la riorganizzazione delle ASL. Abbiamo visto insomma nell'ASL di Chieti che si sta riorganizzando il presidio, però il sindaco di Ortona è insorto oggi alla notizia che sarà il Covid Hospital quello di Ortona, insieme ad altri chiaramente. Ogni azienda ha definito un Covid-19, cioè un centro, una
diciamo, una struttura sanitaria ad hoc. Prevalentemente sono state scelte quelle strutture che hanno i requisiti adatti per essere designati come Covid, ma anche in base dove ci sono state anche una maggiore prevalenza di numeri, le cosiddette zone più rosse, definiamole tali. Ad Ortona noi sappiamo che abbiamo avuto diversi casi e quindi diversi pazienti con Covid. Ecco, altra domanda che le faccio è quella che riguarda le terapie intensive e la curva che sembra in ascesa per quanto riguarda i contagi nella nostra regione. C'è ancora margine per operare, vista anche la riorganizzazione che si sta facendo nelle ASL? Allora, nella giornata di oggi, come voi sapete, abbiamo avuto il picco massimo fino a oggi con tanti contagiati. Sono circa 18-19 persone che sono in terapia intensiva. Io dico circa perché è un numero ben definito, preciso. Io in questo momento non l'ho presente, però sono aggiornata a 18, quindi non so se sono aumentati nelle ultime ore. Tutte le risposte sono state programmate attraverso quella che è una rete proprio dell'emergenza a livello regionale. C'è un mutuo soccorso da azienda ad azienda, dove vengono a mancare delle possibilità di ricovero o di terapia intensiva. Ci sono le altre ALS che sopperiscono a questo fabbisogno, quindi c'è una rete dell'emergenza ben organizzata e per il momento rispondono in maniera adeguata ai nostri assistiti, ai nostri casi su tutto il territorio regionale. Ecco, da più parti, soprattutto dai sindacati degli infermieri, dei sanitari, lei lo saprà sicuramente, arriva la richiesta di dispositivi di protezione. Da questo punto di vista, chiaro, è un discorso anche nazionale, però, da questo punto di vista la Regione Abruzzo come si sta organizzando? Noi abbiamo il CREA, che è il Comitato dell'Emergenza Urgenza a livello regionale, che in base alle richieste che arrivano da tutte le aziende dà disposizione, in base anche a quelli che sono i dispositivi che sono in giacenza, che noi abbiamo, di ridistribuirlo a seconda del fabbisogno nelle varie aziende. Ogni azienda comunica, adesso abbiamo organizzato e procedurato in questi termini, ogni giorno qual è il reale fabbisogno. E stiamo dando le risposte, stiamo distribuendo questi dispositivi. È anche vero che, come sappiamo, a livello dell'emergenza, a livello della protezione civile nazionale, c'è una diminuzione di questa offerta. E stiamo valutando la possibilità che le nostre aziende ne possano costruire, sempre secondo le norme, anche sul nostro territorio. Ecco, l'ultima domanda che le faccio, tornando al discorso che abbiamo già affrontato in precedenza, cioè quello dell'ascesa dei contagi, secondo sicuramente quello che avrete studiato in queste ore anche con gli esperti, quali sono le previsioni per questa settimana e la prossima? Continueranno a salire il numero dei contagi? Avete già fatto più o meno una stima? Secondo uno studio epidemiologico fatto dai nostri tecnici, dai nostri esperti in materia, avremo un aumento durante questa settimana, un aumento che prevede un numero elevato che supera di molto diciamo più di 100, quasi 200, però a questo punto stiamo organizzando, sempre secondo tutto ciò che è stato già ben preciso e stabilito dal Comitato dell'Emergenza, ai vari livelli, daremo la possibilità ai nostri pazienti di ricevere le cure adeguate. Oggi noi ci collochiamo a livello 3 su 4 livelli, siamo al terzo livello, un livello che significa che bisogna liberare quelle che sono i posti di chirurgia programmata, ma soprattutto anche le unità operative di pneumologia, ed è quello che ogni presidio ospedaliero sta facendo in questo momento. E allora abbiamo ascoltato questo collegamento Skype che abbiamo dovuto registrare qualche minuto fa per gli impegni pressanti dell'assessore alla sanità,
in queste ore. Tanti i temi che abbiamo affrontato con l'assessore Everì e che fra poco approfondiremo nel corso del nostro telegiornale, la Valfino, la riorganizzazione della ASL di Chieti e l'emergenza sanitaria, il lavoro dentro gli ospedali. Ripartiamo dalla Valfino e adesso andiamo ad ascoltare la richiesta pressante che arriva dal consigliere regionale della Lega D'Incecco, che invita la sua maggioranza, il suo governo, a prendere subito il provvedimento di chiusura della Valfino. Poi sentiremo anche un estratto del collegamento in diretta nel TG delle ore 14 di questo pomeriggio con il sindaco di Elice, uno dei comuni colpiti diciamo, da questa emergenza Valfino, intervistato da Paolo Renzetti. Sentiamo tutti e due questi contributi. Abbiamo chiesto al Presidente Marsiglio di fare una riflessione rispetto alla necessità di stabilire la zona rossa nei comuni del Teramano, della provincia di Teramo, che sono in queste ore che hanno molti casi, quindi diciamo, sono comunemente chiamati comuni dell'area del Valfino e conseguentemente anche Penne, perché sappiamo, i numeri ci dicono che in questa zona ci sono molti contagi sia all'interno dell'ospedale di Penne che all'interno appunto di questi territori. E seppur afferenti a due province diverse, i territori sono attigui e noi riteniamo che in questo momento sia necessario chiudere con tutte le restrizioni necessarie questi territori per bloccare il prima possibile questo contagio che in queste ore prende piede maggiormente. L'ospedale di Pescara, l'abbiamo visto anche ieri a Rai 1, è in grossa crisi, è pieno di casi, siamo una delle province del centro-sud con più casi e molti provengono da queste zone, o comunque ci risulta che anche i sindaci attraverso una conferenza stampa hanno chiesto questo intervento, quindi pensiamo che sia necessario per scongiurare il pericolo, almeno in questa zona, circoscriverlo all'interno di questa vasta area che riguarda appunto l'area dei comuni del Valfino e il comune di Penne. Sindaco, i numeri della Valfino sono numeri sicuramente preoccupanti, inquietanti, e lei diceva prima, ricordava giustamente, il suo comune Elice, 6 positivi, 30 famiglie in quarantena su un totale di 1800 residenti. Insomma, io faccio presente sempre l'appello che abbiamo fatto pochi giorni fa per così arginare questa zona senza allarmare nessuno, ma questo è di diciamo così, di garanzia, di sicurezza sia per noi cittadini, diciamo, ecco, non solo di Elice ma della Vallata, ma anche come spirito di altruismo nei confronti diciamo, degli altri paesi, delle altre comunità che sono intorno a noi, in modo tale da non far uscire questa non, è brutto usare pandemia, ma purtroppo anche se qui a Elice ci sono stati fino adesso solo 6 casi, ma in proporzione, in percentuale, comunque è una percentuale abbastanza alta. Abbiamo anche 30 diciamo, famiglie in quarantena, e pare che tende anche ad aumentare, quindi vogliamo che questa, diciamo, questa diffusione non esca fuori. Qui nella Valle del Fino comunque ci sono tante realtà commerciali, attività artigianali, industriale, eccetera, che nella mia zona io prima di aspettare che magari avvenga un nuovo decreto più restrittivo, ho allertato telefonicamente tutte le mie aziende, e comunque devo dire, e le ringrazio, che mi hanno dato ascolto nel chiudere proprio i loro esercizi. Eventuali misure ancora più dure come la chiusura proprio di queste zone in ingresso e in uscita, sono misure che potrebbero essere accolte positivamente dalla popolazione? La popolazione e la cittadinanza è d'accordo con ulteriori misure restrittive? Sicuramente saranno d'accordo, se diciamo, ecco, per riuscire per fare in modo da uscire da questo problema, le misure devono essere queste, c'è poco da discutere.
Tra poco andremo ad ascoltare il segretario del Nursind di Pescara, Antonio Argentini, che è in collegamento Skype e che insomma, ci ascolta. Gli chiedo di attendere un attimo perché vorrei completare il discorso che riguarda l'emergenza sanitaria e le polemiche che ci sono in queste ore anche per la riorganizzazione decisa dalla ASL di Chieti Lanciano Vasto, che ha dunque modificato proprio nelle ultime ore la mappa degli ospedali Covid-19. Restano esclusi i presidi di Vasto e Lanciano, inclusi invece quelli di Ortona, soprattutto quello di Ortona. Noi andiamo a vedere adesso il servizio, poi ascoltiamo la replica molto dura del sindaco di Ortona, Leo Castiglione, alla decisione della ASL di Chieti, sindaco che in poche parole dice no all'ospedale Covid-19, e ascolteremo anche le sue ragioni. Vediamo il servizio e poi il videomessaggio di Castiglione. Cambia la mappa degli ospedali Covid-19 in provincia di Chieti. Il tema è stato discusso nel corso dell'incontro del direttore generale della ASL, Thomas Schell, con il comitato ristretto dei sindaci, riunito via Skype e composto dai primi cittadini di Chieti, Vasto e Casoli. Alla luce di valutazioni di tipo organizzativo è stato stabilito che non saranno Covid Hospital Vasto e Lanciano, mentre Ortona e Atessa accoglieranno casi diversi a seconda della complessità. Resta l'hub di Chieti, dove andranno i malati più critici. La variazione si è resa necessaria a seguito di una verifica fatta sul campo che ha suggerito soluzioni più idonee a garantire assistenza con le risorse a disposizione. Sull'ospedale di Ortona è caduta dunque la scelta di accogliere pazienti Covid-19. In virtù delle professionalità già presenti, compresi anestetisti e rianimatori, in grado di garantire assistenza ventilatoria invasiva o di supporto ai malati che dovessero averne bisogno. Ad Atessa invece, in quanto ospedale di prossimità, potranno andare casi con pochi sintomi, sempre tenendo aperta la possibilità di intensificare il livello assistenziale attivando un'area subintensiva e la rianimazione, dopo che il personale sarà stato adeguatamente formato e affiancato da altre unità. Proseguono dunque al San Camillo i lavori di adeguamento e creazione dei filtri che permettono al personale ingresso e uscita in sicurezza. Infine, Vasto non può essere identificato esclusivamente come Covid Hospital, poiché eroga funzioni di DEA di primo livello in una zona di confine, con prestazioni rientranti tra quelle tempo dipendenti. In mattinata il sindaco Menna aveva alzato le barricate, pronto ad ogni azione legale per impedire che l'ospedale San Pio diventasse un Covid Hospital, dopo che una lettera della regione ne aveva avallato la possibilità, in quanto il nosocomio presenta i requisiti del decreto ministeriale numero 70. Allarme rientrato dunque, tutto resta come stabilito. Una decisione che non si comprende e non la si può condividere, sia nella forma che nella sostanza. Nella forma, perché è arrivata oggi la notizia come un fulmine a ciel sereno dopo una riunione urgente convocata dal direttore generale del comitato ristretto dei sindaci, dove il comune di Ortona non è stato interpellato, quindi non ha potuto dare il proprio contributo, non ha potuto condividere questa decisione che stravolge quella presa qualche giorno prima, tant'è che proprio nella giornata di oggi la ASL stessa, con il proprio ufficio tecnico, ha provveduto a iniziare il trasferimento dei reparti di lungodegenza e riabilitazione intensiva ospedaliera dell'ospedale di Atessa ad Ortona, in quanto il presidio di Atessa era destinato a diventare hospital Covid-19. Non lo si comprende nella sostanza, perché fino ad oggi il presidio ospedaliero di Ortona è stato tenuto fuori da un'eventuale destinazione ad hospital Covid-19 proprio per la sua vocazione, cioè quella dell'oncologia, al femminile e della chirurgia oncologica. È chiaro, si comprende lo stato di emergenza, si comprende anche
lo stato confusionale che forse c'è in questo momento nel prendere alcune decisioni, ma io credo che la condivisione sia lo strumento migliore per non fare errori. Questo è un atto che sicuramente io invito la Regione, l'assessore Verica è sempre molto attenta, il Presidente, il Governatore Marsiglio, il Direttore Generale a rivedere, perché molte cose dichiarate nella nota della Regione non rispondono a verità, così come non risponde a verità che l'ospedale, il presidio ospedaliero di Ortona già assiste pazienti Covid-19, così come non risulta che nell'ospedale di Ortona ci siano i reparti di pneumologia con posti letto e di medicina interna intensiva. E allora queste le ragioni del sindaco Castiglione. In mezzo a tutto questo marasma di cambiamenti ed emergenza ci sono gli infermieri e i medici, i sanitari tutti che stanno in trincea a combattere il coronavirus. Io ringrazio per aver accolto il nostro invito Antonio Argentini, che vedo, eccolo qui in collegamento con noi. Vediamo se riusciamo anche ad ascoltarlo. Chiedo alla regia di alzare l'audio. Riproviamo. Argentini, provi a parlare. Salve, grazie per l'invito. Ok, adesso ci sentiamo. Dicevo, sanitari in prima linea a partire dagli infermieri. Torniamo nella ASL di Pescara, in particolare lei stesso lavora all'interno dell'ospedale di Pescara. Ci racconti un po' qual è la vita dell'infermiere al tempo del Covid-19. Allora, è un periodo di grande disagio, dovuto anche chiaro che eravamo impreparati, perché nessuno si aspettava una pandemia del genere, naturalmente. E quindi il disagio anche nello spostamento delle parti, nella gestione dell'assistenza. I colleghi che si occupano di Covid-19, praticamente loro devono portare le tute per l'intero turno, non possono ad esempio andare al bagno, non possono bere, perché i dispositivi sono pochi e quindi vivono in una grandissima situazione di stress. Anche chi non si occupa di Covid-19 comunque è anche stressato, ma non sicuramente di chi si occupa dell'assistenza diretta degli affetti di Covid-19. Ecco, abbiamo ascoltato. Il nostro problema è la carenza di dispositivi di protezione adeguati, e anche se ci sono adeguati sono di numero molto basso, diciamo, non sufficienti. Ecco, lei ci ha accennato prima che anche all'interno dell'ospedale, causa emergenza, ci sono stati diversi spostamenti che comportano anche delle serie problematiche per il personale infermieristico. E bisogna riadattarsi, come ad esempio l'urologia, la nefrologia, dal settimo piano è stato spostato al terzo piano, perché il reparto nostro è stato trasformato in Covid-19 praticamente. Ecco, poi soprattutto l'ospedale di Pescara in questo momento è quello diciamo più, tra virgolette, colpito da questa emergenza, è un hub importante che serve un'area metropolitana molto popolosa. Sì, sì, certamente. Nel sesto piano ci sono i pazienti intubati, settimo piano, dove eravamo noi, urologia, là, ci sono, diciamo, i pazienti meno gravi in attesa, diciamo, di diagnosi ben precisa. L'ospedale di Popoli invece è l'ospedale, diciamo, considerato pulito, e anche appena abbiamo anche dei reparti che si occupano di Covid-19. Nei giorni scorsi con Nursind avete scritto una lettera indirizzata chiaramente sia ai vertici della ASL che al presidente della Regione Abruzzo, contestando alcune criticità che si sono verificate proprio all'interno dell'ospedale di Pescara, è così? Sì, una di quelle sicuramente era anche quello della distribuzione del vitto, naturalmente. Non era distribuzione del vitto perché era un aumento di carichi di lavoro per il personale infermieristico e OSS. Perché? La mancanza di dispositivi. Che cosa accade per quanto riguarda il vitto? Cosa succede? Il vitto viene consegnato al personale del reparto, e poi il personale del reparto lo deve distribuire all'interno dell'unità operativa.
Il problema è che spesso il personale delle ditte esterno praticamente ha degli indumenti di protezione migliori di quelli del personale che si occupa dell'assistenza. Quindi è un controsenso. Cioè, persone che hanno una maggiore protezione delegano a chi ha meno protezione di fare un lavoro. Non mi sembra una cosa corretta. Ecco, immagino che in questi giorni, sia per chi assiste chiaramente i pazienti Covid, ma anche per chi non li assiste, ci sia una maggiore attenzione rispetto a quella che chiaramente deve essere sempre messa nell'operare con Sì, persone malate. certamente. Però immagino che sia anche uno stress superiore rispetto al È un normale. grosso stress perché comunque tutti i pazienti possono diventare tra l'altro Covid-19, quindi seguiamo anche il reparto attualmente i tamponi. Non sempre si fa con sicurezza perché mancano i dispositivi. I tamponi li ho fatti anch'io, dei tamponi dei pazienti. Ecco, invece sul personale infermieristico e medico vengono effettuati i tamponi oppure... Allora, al personale sanitario viene fatto, secondo la legge, esclusivamente se hanno dei sintomi, altrimenti non viene fatto il tampone. questo può rappresentare Quindi può forse essere anche una motivo criticità? di contagio, perché possono essere positivi e non manifestare una malattia. Ed è quello che magari può essere successo in alcuni nosocomi della provincia di Sicuramente, Pescara, penso sì. soprattutto al nosocomio di Penne, in cui ci sono state È diverse molto problematiche. sicuramente è successo, in Io alcuni casi. Grazie la ringrazio Antonio Argentini, ricordo segretario provinciale del Nursind di Pescara, insomma da parte nostra anche per sua voce porti il nostro messaggio ai suoi colleghi, il nostro ringraziamento per il lavoro che state facendo in a questi voi e giorni. grazie a tutti i colleghi che lavorano all'ospedale di Pescara. E anche quelli della provincia e in tutta la regione. Grazie ancora ad Antonio Argentini per essere stato con noi. Noi proseguiamo il nostro telegiornale e ci occupiamo adesso di cronaca. Mettiamo da parte per un attimo l'emergenza Covid-19. Perché si è verificata un'esplosione all'interno di una palazzina di Pescara in via Carlo Alberto Dalla Chiesa nel quartiere Zanni. State vedendo proprio le fotografie. L'esplosione si è verificata alle 2:30 di notte. Ci sarebbe un atto intimidatorio all'origine di questa deflagrazione, almeno è questa l'ipotesi su cui stanno lavorando gli investigatori. Si è trattato di un ordigno piuttosto potente piazzato sul pianerottolo del secondo piano. Non è chiaro al momento di che tipo di esplosivo si tratti e in tal senso sono in corso degli accertamenti tecnici. La deflagrazione è stata così potente che oltre ai vetri e alle porte ha danneggiato l'ascensore, tanto che all'inizio si è pensato che potesse essere precipitato. Nella palazzina abitano 21 famiglie e ci sono anche soggetti già noti alle forze dell'ordine. Tra l'altro il Comune che ha inviato proprio queste fotografie sta provvedendo alle riparazioni del caso. Un'altra notizia di cronaca riguarda invece la provincia di Teramo. I finanzieri della tenenza di Roseto degli Abruzzi hanno sequestrato un'area di 6.700 metri quadrati all'interno della riserva naturale del Borsacchio destinata ad autodemolizione in forma abusiva. L'intera area con annesso fabbricato è stata sottoposta a sequestro ed il responsabile è stato denunciato per il reato di abbandono incontrollato di rifiuti ed attività di rifiuti non autorizzata. L'operazione è scattata a seguito di una segnalazione del reparto aeronavale della Guardia di Finanza di Pescara che ha individuato l'area citata grazie al controllo del territorio effettuato dall'alto con un elicottero. Oltre all'esercizio abusivo di autodemolizione, sono stati scoperti ed esposti direttamente all'azione degli agenti atmosferici rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, quali scarti di olio minerale per motori, imballaggi con residui di sostanze pericolose ed altri materiali che possono in qualche maniera anche inquinare la falda acquifera.
Andiamo avanti ora e ci occupiamo invece della Sevel che oggi ha ripreso a lavorare, ma che si fermerà nuovamente per la mancanza di pezzi che arrivano dalle aziende dell'indotto e non solo. Sciopero e cassa integrazione proprio nell'indotto della Sevel con il 63% del personale che non si è recato al lavoro. Sly Cobas chiede la chiusura dello stabilimento, che come vi ho detto però ci sarà giocoforza e annuncia altre manifestazioni di protesta. La FIOM invece fa il punto della situazione e diciamo, li ascolteremo nel prossimo servizio. Ribadiamo la necessità della chiusura tempestiva, temporanea dell'intero sito Sevel e delle aziende collegate al fine di garantire l'incolumità dei lavoratori e delle comunità di loro provenienza, come avvenuto negli altri siti FCA italiani ed europei. Le lavoratrici e i lavoratori sono giustamente preoccupate per la propria salute e per quella dei propri cari. Oggi purtroppo a causa dei pochi interventi sui trasporti pubblici e della repentina crescita della diffusione del coronavirus, ci stiamo mettendo tutti al massimo il nostro impegno per cercare di arginare, ma non in tutte le aziende è possibile rispettare il protocollo del 14 marzo 2014. In queste aziende stiamo cercando di portare a casa accordi di cassa integrazione per tutelare la salute delle lavoratrici e lavoratori e salvaguardarli dal punto di vista economico. In alcune aziende non riusciamo ad addivenire ad accordi di cassa integrazione e siamo stati costretti purtroppo a dichiarare lo sciopero, nello specifico nelle aziende dell'indotto Sevel, parliamo della ISRI e della MA ex Blutech. In questo momento i lavoratori sono ancora in sciopero e continueremo fino a quando non arriveremo a un accordo di cassa integrazione. Lì fino a quando questi accordi serviranno ovviamente per mettere in sicurezza le lavoratrici e i lavoratori. Andiamo all'Aquila, i cantieri sono praticamente tutti fermi, regna l'incertezza circa i protocolli sulla sicurezza. Peraltro, alcuni giorni fa il presidente della regione Marsiglio era sul procinto di firmare una ordinanza di chiusura dei cantieri, poi bloccata dal governo. Il punto nel servizio di Daniela Rosone. La realtà aquilana di oggi parla di cantieri chiusi per la stragrande maggioranza, per non dire la totalità, ma sembra essere per ora a discrezione delle imprese. Come si sa, era pronta un'ordinanza del presidente della regione Marco Marsiglio, bloccata poi dal governo, che si era impegnato a inserire una norma apposita nel decreto legge. In pratica, con questa norma del decreto, le aziende che non possono garantire il rispetto delle misure di sicurezza e protezione dei lavoratori devono sospendere i lavori stessi, vedendosi riconosciuta la cassa integrazione per gli operai. C'è da dire però che la situazione ad oggi non appare chiarissima e dal mondo dell'imprenditoria un appello a prevedere dei protocolli specifici per i cantieri. Il protocollo che è uscito di sicurezza, che abbiamo ricevuto anche dalle associazioni di categoria, ci sembra essere stato parametrato per i luoghi di lavoro come le fabbriche e gli uffici. Penso che per il cantiere ci voglia uno strumento ad hoc. Nel frattempo, con molto buon senso, già da lunedì moltissime aziende hanno preferito sospendere le lavorazioni e si stanno verificando tutte quante le procedure per tutelare le nostre maestranze e anche noi stessi. Chiaramente è una situazione che non potrà reggere a lungo, dopo 2 settimane ci dovremo porre il problema se gli operai hanno davvero le tutele che sono indicate nel decreto con la cassa integrazione straordinaria, che però sembrerebbe debba essere anticipata dalle stesse aziende. È una situazione molto drammatica, delicata, che chiaramente deve anteporre al primo posto la salute e la tutela dei lavoratori e delle imprese. Tuttavia è un sistema che non può reggere a lungo, penso, più di 2 o 3 settimane al massimo. Il governo deve intervenire e deve sicuramente stabilire dei protocolli specifici per far sì che si sappia cosa fare di qui ai prossimi mesi. Del resto si dovrà vedere l'applicabilità degli ammortizzatori sociali nel settore dell'edilizia e poi c'è anche da considerare che per molte imprese al di sopra dei 2 milioni di euro non si sono fermati gli adempimenti contributivi e fiscali finora.
È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito e se volete trovate on demand i nostri servizi sul canale YouTube dell'emittente e sul sito www.tv6.it. Da parte mia l'augurio di una buona serata.